Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo il refill finalmente a queste unghiette che ormai hanno più di un mese, anche un mese e mezzo. Quindi andrò a rimuovere quasi tutto il prodotto perché ormai è andato troppo in avanti, l'accorciamo per bene, ma adesso vi mostro tutto. Vado ad utilizzare questa puntina qua che la trovate sul sito di Dry Manicure. Guardate comunque sempre sotto nell'info box perché trovate tutti i link con i miei codici sconto. E nulla, accendo l'aspiratore e vi mostro come sempre la rimozione di qualche unghietta. Prima cosa vado a mettere il disinfettante, utilizzo sempre lui che mi piace tanto e profuma moltissimo. Fammi anche l'altra. Ok. Adesso inizio con la rimozione. Sono comunque durate abbastanza bene per avere un mese e mezzo, eh. Accorcio bene. Perfetto, e vado avanti. Ora vado con questa punta qui e vado a pulire la zona delle cuticole. Riprendo anche la mia spazzolina. Vado avanti, posso fare da un lato, poi cambio i giri e procedo dall'altro lato. Sto andando con il cilindretto a grana fine e giri molto bassi a opacizzare tutta la superficie. Passo anche dove c'ho il vecchio prodotto, vabbè, naturalmente anche nell'unghia, soprattutto nell'unghietta naturale, mi raccomando. Così non vado a utilizzare la lima. Ok, adesso pulisco bene le unghie dalla polvere, spruzzo il cleaner e vado con questa punta. Alzo i giri e pulisco. Ho lasciato il mignolino scoperto così che possiamo andarlo a fare insieme dall'inizio alla fine. Allora, come prima cosa vado a mettere il nail prep. Poi, primer non acido. Tamponato, poco prodotto. Adesso posso andare con la base. Allora, andrò a utilizzare la base di Jet Nails, questa qui, e poi la polimerizzo in lampada. Vediamo se mette a fuoco. Ok. Io lo lascio 60 secondi. Come gel andrò a utilizzare lui, che è Gelati Cover Gel Nude, sempre di Jet Nails, che ha questa colorazione. È ottimo soprattutto per fare i French. E vi mostro come lo lavoro.
Prendo prima una piccola quantità e la vado a mettere a smalto. Anche se è abbondante non fa niente. Così su tutta l'unghietta. Poi ovviamente vado con una quantità maggiore e lo inizio a lavorare. Se viene lavorato bene non ha solchio, comunque il minimo. Poi ovviamente necessita per forza di limatura questo gel, eh? Mi avvicino spingendo il prodotto vicino alla zona delle cuticole. Se ci sono bollicine le andiamo, mi raccomando, a scoppiare. E vado verso il basso. Ora ho preso una quantità maggiore di prodotto, ma piano piano che scendo io me lo porto giù. E vedete che lo vado proprio a eliminare. Pulisco il pennello e così continuo a lavorare. Mi copro bene i laterali e poi entro in lampada. Allora, funzione soft, mi raccomando, perché per esempio a lei brucia. Quindi entriamo un pochino, usciamo, oppure entriamo molto gradualmente in lampada. Uscita dalla lampada, prendo un pad, un pochino di cleaner e vado a sgrassare bene le unghiette, di modo che poi posso procedere con la limatura, che effettuerò prima con la fresa, come sono solita fare, e poi perfeziono tutto con lima. Vado a prendere la fresa, la punta è la Raptor cerchio rosso di Passione Unghie, non la mini, la normale. Vado a dare una prima limatura, faccio il grosso, ecco. Vado anche un pochino sotto e procedo così anche per le altre. Una volta passata la fresa, quindi questo è ciò che ho con la fresa, vado con la lima, una 180, e mi perfeziono la struttura. Aggiusto anche il bordo libero, lo accorcio. E controllo che la struttura sia il più perfetta possibile. Queste sono le unghie limate. Ora vado con il buffer su tutta la superficie e poi spolvero bene per poter andare a sigillare. Le lasceremo così nude. Una volta tolta bene tutta la polvere, vado a sigillare con il Finish Cover Skin, che è di Passione Unghie, che è un rosa, lo sto sbattendo un po', che è un rosa, un finish senza dispersione, appunto rosato, ve lo mostro. Eccolo qua. E vado a mettere quindi lui. Cerco sempre di avvicinarmi bene alla zona delle cuticole. Guardate che meraviglia!
Una volta messo l'olio per le cuticole, questo qua è il risultato finale. Io spero come sempre che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a qua, commentate giù con l'emoticon del cuoricino rosa e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.